corso Roma 2025 dovrebbe anche coinvolto il Maxi, perché io sono particolarmente contento e non vi tedierò molto sui dettagli che immagino molti di voi anche guardando il sito hanno avuto modo di vedere. Mi piacerebbe anche che ci scambiamo, come giusto in questa occasione, fate domande e proviamo anche a rispondere a tutti i dubbi e le questioni, quindi sono che la parola sia soprattutto a voi. Però nello stesso tempo credo solo veramente brevemente due parole di considerare, per inquadrare e qualche considerazione su quello che stiamo facendo. Il quartiere della città della scienza, lo chiamo così perché appunto è un quartiere, non si tratta di un edificio, sono 5 ettari di città in una parte importante come questa del Flaminio. È un'occasione, è una scommessa per l'amministrazione Marino, che abbiamo fatto fin dall'inizio, è una scommessa per l'operatore privato con cui abbiamo stabilito fin dall'inizio un rapporto abbastanza puntuale nei rispettivi ruoli, ma convergendo sul punto che anche per loro questa è una scommessa qualitativamente importante, e una scommessa anche per il mondo dell'architettura, della progettazione, per tanti che a Roma aspettavano che ci fosse anche una possibilità di mettere in gioco la propria esperienza, la propria competenza. Quindi le aspettative sono elevate, lo dimostra anche il pieno della sala di questa mattina e anche dei feedback che abbiamo avuto in queste poche settimane rispetto al lancio di questa fase del concorso. Noi vogliamo essere all'altezza di questa aspettativa, abbiamo bisogno anche del vostro e dell'aiuto della città. Non è un'operazione semplice, ma l'abbiamo costruita in questi mesi con passi precisi che proverei qui a sintetizzare, veramente per capisaldi, giusto di come diciamo ricostruire il quadro. Esisteva nella città di Roma la leggenda metropolitana delle caserme trasferite al comune, nessuna caserma è stata mai trasferita all'amministrazione del comune. Il famoso protocollo di Alemanno e del ministro La Russa, che prevedeva 15 caserme trasferite al comune, firmato nel giugno del 2010, in realtà è servito a nascondere un trasferimento di risorse all'amministrazione comunale di 500 milioni, finito l'anno di durata di quel protocollo nel luglio del 2011, il protocollo è decaduto, nessuna caserma è stata trasferita all'amministrazione comunale. Però a Roma sono nati i comitati per le caserme pubbliche, perché appunto avevano paura della dismissione. Questo giusto anche per fare un richiamo alla storia recente di questa città. Non appena ci siamo insediati, insieme al sindaco abbiamo fatto un incontro con il ministro della difesa, abbiamo cercato di mettere sul tavolo un ragionamento molto semplice: diteci le 3-4 caserme che possono effettivamente essere oggetto di trasformazione. L'abbiamo fatto perché uno dei capisaldi del programma di Marino, qualcuno ancora lo può andare a rileggere, lo trovo sul sito, era che la strategia della rigenerazione urbana aveva 3 gambe. Una gamba era proprio quella di mettere in moto le aree pubbliche, le aree che potevano essere dismesse o dismettibili, la seconda era quella della rigenerazione diffusa, cioè i quartieri e le aree private, cosa che abbiamo fatto con il bando che abbiamo pubblicato a luglio sui print, sulle aree, sulla città da ristrutturare, e la terza gamba era quella sulle aree della cosiddetta città pubblica, dei piani di zona, su cui stiamo ancora lavorando. Quindi questo intervento si colloca nella prima linea, diciamo, del programma sulla strategia della rigenerazione urbana. Abbiamo parlato con il ministro e abbiamo detto diteci le 3-4, una caserma su cui si può lavorare. Mentre stavamo lavorando appunto su questa di Guido Reni, abbiamo incrociato a seguito della sollecitazione venuta dal ministro Saccomanni la possibilità di trasformare e di valorizzare quest'ambito attraverso il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti che avrebbe acquisito l'area dal demanio. Il programma di trasformazione urbanistica era stato già fissato in precedenza, appunto nel settembre del 2013, prima dell'incrocio con Cassa Depositi, e devo dire che dal 17 di novembre del 2013 fino al 17 di dicembre di un mese abbiamo avuto diversi incontri con
cassa depositi con il demanio per arrivare alla definizione di questo accordo. Accordo che si è concluso esattamente sui valori che erano stati stabiliti dall'amministrazione comunale con assoluta autonomia, con un piccolo spostamento di 3.000 metri quadri della sul pubblica verso a vantaggio del soggetto privato. Cioè siamo entrati che erano 30.000 metri quadri la sul pubblica, siamo usciti che la sul pubblica era 27.000 metri quadri. Nel contempo sono rimasti fermi tutti gli altri principi, secondo cui i 5,1 ettari dell'area, 2,4 diventano di proprietà dell'amministrazione comunale e su 2,7 viene concentrata lo sviluppo edilizio privato, mentre 27.000 metri quadri della SUL sono e restano di proprietà pubblica. Su questo è stato fatto un atto importante da parte della Giunta che ha consolidato questo accordo. Questo atto è rimasto fermo in commissione urbanistica dal 17 di gennaio del 2013 fino al mese di maggio del 2013, dopodiché è stato licenziato dalla commissione urbanistica con la richiesta di una modifica di quelle che erano lo strumento attuativo, mentre sono rimaste in piedi tutte le condizioni che mi avevano posto. È stato definitivamente approvato il 6-7 agosto del 2014 e tra le condizioni che avevamo posto, fin dall'inizio avevamo stabilito con Cassa Depositi che ci fosse un protocollo d'intesa tra la proprietà Cassa Depositi e Prestiti Investimenti e l'amministrazione comunale, perché questo intervento di trasformazione fosse un intervento guidato da un concorso internazionale che riguardasse l'intera area, il master plan unitario, sia della parte privata sia della parte pubblica, senza alcuna distinzione. Il protocollo che è stato effettivamente firmato il 6 di ottobre del 2013, il protocollo prevedeva la costituzione di un gruppo di lavoro che ha lavorato, e il 23 di dicembre è uscito l'annuncio del bando del concorso internazionale che ci porta oggi a stare qui. Quindi abbiamo messo in moto un meccanismo secondo date e secondo atti concreti. Ci tengo anche a sottolineare, questo non è un concorso di idea, è un concorso finalizzato all'incarico di progettazione per la realizzazione del master plan dell'intera area. In questo hanno lavorato in tanti, sia da parte dell'amministrazione comunale, ma anche il Max ha fatto parte del gruppo di lavoro, sia da parte di Cassa Depositi e Prestiti, e la nostra scommessa è che la qualità non è solo l'esito finale del concorso, non è solo la qualità architettonica che ci sarà disegnata nelle tavole, ma per noi la scommessa è anche sul metodo come lavoriamo. Non a caso, poi magari lo specificheremo meglio, ma il concorso, una volta selezionati il gruppo ristretto che starà al lavoro per redigere il master plan vero e proprio, noi prevediamo, come scritto già nel bando, incontri con la giuria, 2-3 incontri all'arco del periodo con cui verranno stesi gli elaborati, verrà fatta la progettazione, perché è una sorta di percorso guidato come sul modello di altri concorsi fatti in altri paesi europei, che danno anche la possibilità a molti giovani architetti di affermarsi. Come avete visto, anche il concorso da questo punto di vista, potendo soffrire della committenza di Cassa Depositi e Prestiti, non rientra in quelle strane e molto spesso norme costrittive dei concorsi fatti da un soggetto pubblico. Questo ci ha consentito di avere più libertà nell'aprire il concorso a tutti i soggetti, ma nello stesso tempo dobbiamo noi finalizzare questo percorso e individuare un soggetto che poi redige il master plan vero e proprio, perché, come vi dicevo, il nostro obiettivo è quello di fare questa trasformazione. Quindi la qualità per noi è anche il processo, come si costruiscono le decisioni passo passo e come si sta attenti per ogni passo sia in qualche modo orientato alle finalità che ci siamo date. Abbiamo trovato un partner importante, credo che di Cassa Depositi e Prestiti, credo che anche Cassa Depositi e Prestiti ha trovato un partner affidabile per l'amministrazione comunale. Tutti gli impegni che abbiamo preso fino adesso li abbiamo mantenuti. Terza gamba di questo ragionamento, che ci vede tutti orientati a confluire sulla qualità complessiva di questo processo, è il rapporto che abbiamo avuto con il municipio, col territorio. Sapete che tra il mese di febbraio e il mese di maggio è stato attivo un laboratorio di partecipazione che si è riunito proprio nell'area. Ogni martedì il territorio comunale è stato guidato da parte dell'amministrazione comunale. Questo
gruppo di cittadini ha elaborato un documento che sarà allegato al bando di concorso, quindi gli architetti ne dovranno tenere conto. Dico solo che noi abbiamo allegato e lo allegheremo così come ci è stato consegnato. Faccio solo una piccola notazione, che proprio nel momento in cui si apre molto spesso la partecipazione, come in questo caso non siamo particolarmente felici di averlo fatto, però l'esito della partecipazione prova anche una riga in cui il gruppo di cittadini si è dichiarato contrario al concorso internazionale, invece ha chiesto che venisse affidato il progetto all'amministrazione comunale. Cioè una strana vicenda in cui, anche questa è significativa, noi nel momento in cui apriamo la partecipazione raccogliamo veramente tutte le cose, non facciamo filtro, però diciamo, a me è sembrato il fatto partecipato, piccola notazione, una delle ultime riunioni, proprio per segnalare come mentre noi ingaggiamo la partecipazione sull'ipotesi del concorso, una volta che si apre la partecipazione all'esito del percorso e non facciamo il concorso, facciamolo fare all'amministrazione comunale, l'ho trovata particolarmente significativa, tanto per dire come è complicato, quanto è complicato lavorare in una città come Roma, ma noi abbiamo accolto questa sfida e la vogliamo portare fino in fondo. Il percorso che abbiamo davanti non sarà semplice, è complicato anche questo, ma credo che se abbiamo un po' di fiducia reciproca sul fatto che questa è una scommessa importante e va vinta nel caso della città di Roma, che aspetta da tanti anni un intervento dove la qualità architettonica, la possibilità di competere con altri, ma anche la qualità del processo, la qualità delle scelte, soprattutto il coinvolgimento di soggetti privati in un'operazione che ha un obiettivo pubblico così importante, insomma credo che sia una scommessa da vincere perché si possa cambiare in parte rotta rispetto a quello che è successo nel passato. È stato quindi importante il ruolo che ha svolto il municipio in questo territorio, e questo è un altro degli elementi secondo me fondamentali. Noi andiamo verso una modifica istituzionale del Comune di Roma, con l'istituzione dell'area metropolitana, i municipi sono ormai dei comuni. Io mi trovo a parlare con presidenti di municipio e con assessori che hanno un territorio e una popolazione grande come la città di Bologna. Non vedo che differenze ci può essere tra questi municipi e altri comuni dell'intorno di Roma. Quindi c'è bisogno anche di stabilire un rapporto completamente diverso con i municipi. L'abbiamo coinvolto a pieno titolo oggi il presidente Geraci, che deve essere qui. Non può perché c'è una riunione sotto all'ultimo minuto con l'assessore scozzese Matteo Orfini, ma c'è l'assessore Santorello che ha seguito in maniera veramente dedicando forse più tempo di tutti quelli che stanno qui a questo tavolo alla condizione di questo lavoro. Le premesse per fare un buon lavoro noi ce le abbiamo messe tutte, e credo che adesso questa scommessa passa in parte a tutti quelli che vorranno dare seguito raccogliere questo obiettivo. Ci sono poi alcuni elementi legati ad alcune cose che ci sono state già segnalate, di cose che non sono chiare, credo che questo lo chiederemo con le vostre domande. Io ringrazio tutto il gruppo di lavoro che ci ha lavorato, guidato in particolare da Giovanni D'Onofrio per Cassa Depositi e Prestiti e da Francesco Garofalo anche per Cassa Depositi e Prestiti, ma che ha fatto il premio con l'amministrazione comunale. Grazie a tutti per essere presenti, siamo a disposizione per le domande, intanto passo la parola al proprietario.